Sì. Sposto, sposto. Sì. Ma mi sveglio, eh. Tranquilla, tranquilla. E mi giro. E mi giro. Ma sì. Scusa, nella P anche le gambe stanno piegate. Assolutamente sì. Che fatica. Sempre le gambe piegate. Eccomi! Yeah! Hai visto? Guarda la velocità. Attenzione che il bagnato si scivola, no. Eviterei le parti bagnate. Che con me non sei mai caduta, vorrei mantenere questo primato. Qui stiamo qua, in effetti non è una pista di pattinaggio purtroppo. Ne fanno, ma non c'è. Ne fanno poche di quelle. Sì sì, comunque affrontiamo tutti i livelli. Diciamo che la mia certificazione ICP mi autorizza a insegnare principianti totali come te ai principianti avanzati e agli intermedi. Già un avanzato gli sconsiglio di venire da me, perché sono io stesso un avanzato che sta studiando cose avanzate. Sì. Quindi già un avanzato io lo posso seguire, perché in fondo studiamo le stesse cose e posso rendermi conto se sta sbagliando qualcosa. Ma già non ho la certificazione per un insegnamento avanzato, quello è il terzo livello e ancora non l'ho preso. Sì, sì, sì. Il terzo livello per chi vuole gestire anche una scuola, poi, capito? Sì. Io sono arrivato a poter insegnare agli intermedi, ecco. Quindi il tuo livello per me è il mio pane proprio, sì, è la mia specialità. Anche principianti avanzati. Ok. Bravo, e chiudi. Ok. Ottimo. Ok, adesso vieni su come ti ho fatto vedere. Benissimo. Adesso facciamo un po' di base. Ci sono alcuni movimenti fondamentali che bisogna imparare nel pattinaggio e alcune posizioni anche fondamentali. La più importante è la posizione di partenza. 1, 2, 3, apro, 1, 2, 3, chiudo, chiudo. Facendo questi semplici esercizi inizierai a pattinare. Poi comunque taglio, non metterò tutto questo girato intero. Allora, quando ci spostiamo da una parte sicura a una parte un po' meno sicura, camminiamo lateralmente, ginocchia sempre piegate. Quando non sono sicuro mi metto in T.